E Lucchini a Ferpi, di quelli della Magona, della Dalmine, della Sole e delle tante imprese dell'indotto. Presenti alla protesta le segreterie nazionali FIM CISL, WILM UIL e FIOM CGL. Il nodo più spinoso resta quello del rilancio della ex Lucchini. A Ferpi la società, emanazione dell'algerina Cevital, fresca proprietaria delle acciaierie, è in ritardo sul fronte dell'acquisto del forno elettrico e su quello delle demolizioni dei vecchi impianti. I sindacati fissano un ultimatum per il prossimo marzo. Diciamo che entro marzo dovrà essere tutto concluso, altrimenti chiaramente c'è un altro problema che non è affidabile a Ferpi, e questo noi pensiamo che il piano sia valido, sia ambizioso, deve essere fatto nella sua interezza, però è chiaro che di qui a marzo deve essere concluso passaggi importanti come lo smantellamento degli impianti e l'acquisto dell'acciaieria elettrica. Quindi sono due punti fondamentali, e il rientro dei lavoratori. Se si crede nel progetto dobbiamo far entrare 200-300 lavoratori in cassa integrazione al lavoro nei contratti di solidarietà. Tenere una manifestazione sotto Palazzo Chigi prima del 23 dicembre, cioè prima del prossimo pronunciamento di Aferpi sull'acquisto del forno elettrico, questa è l'intenzione dei sindacati delle aziende del polo siderurgico di Piombino. Questo è sui temi specifici, energia e ammortizzatori, che vale non solo per Aferpi ma vale anche chiaramente per ArcelorMittal Magona, per tutta la provincia di Livorno, da Solvè alle fabbriche di Livorno. A preoccupare i lavoratori delle acciaierie le voci su quello che potrebbe essere il piano dei vertici a Ferpi per lo spostamento in Brasile, in un sito produttivo controllato da Cevital, di parte dei vecchi impianti. Aver acquistato questo stabilimento per 6 milioni e portare via impianti con un valore 10 volte superiore, è chiaro che davvero questo mi verrebbe voglia di dire, e mi dicano che questa parola non la posso usare, ma credo che questa sarebbe una truffa a questo territorio. Smontargli gli impianti, portarli in un altro territorio prima che qui si sia creato le condizioni di rifare acciaio, credo davvero, non so quale altra parola usare. Il sindaco di Piombino, Massimo Giuliani, ha sottolineato dal palco, a costo di ricevere qualche fischio, quelli che possono essere considerati i risvolti positivi del recente vertice al Ministero dello Sviluppo Economico, ad esempio l'impegno di Aferpi per l'acquisto di 500.000 tonnellate di semiprodotti destinati nei prossimi 3 anni ai laminatori piombinesi. Giuliani ha però ribadito il concetto per cui servono atti concreti subito. Ripeto, il nostro territorio, compresa l'istituzione che rappresento e tutta la città che rappresento, oggettivamente è allo stremo e non sarebbe più disposta a derogare anche solo di un giorno rispetto alle cose che sono state dette.